Cioè, dopo che hai fatto tutte le challenge devi fare quell'achievement adesso, delle 31 daily. Va bene. No, niente stream superiore a 360p perché, cioè, non regge la connessione purtroppo. Mi dispiace Brian, chiedo scusa. Siamo in 23. Ah sì, adesso deve essere che si è alzato. A me. Sì, siamo in 23 ora. Ora siamo in 23. Va bene. Ciancio alle bande. Bando alle ciance. Quale mod? Boh, dipende. In realtà, cioè, sono talmente tante poi di mod che la serie non credo che finirà mai. Challenge, dai, ultra hard. Vediamo come moriamo oggi. Che bella situazione, che bella situazione. Se la Rixel, questo è il seed, dovete farla insieme a me nella Ultra Hard, ma non credo assolutamente nulla. La Ultra Hard non c'è bisogno che vi ricordi cosa faccia. Come sempre, saluto i moderatori che sono in chat, in ogni caso, che li ho visti prima. Quindi si ringrazia sempre i moderatori. E ricordo, ah, l'unica cosa che mi sono dimenticato è che di mettermi la situazione, perché DN3T. Fammi arrivare che posso eliminare quel coso. Chi c'è di bello? Vediamo. Mi serve non il nuovo obiettivo finale. Se è il nuovo obiettivo finale è anche il 1001% comunque. Iniziamo con delle stanze molto belle. Comunque. Salve a chi si è iscritto. A Dekami217, grazie per l'iscrizione. Ok. Salve Gabri, fammi fare così, perché se insulti sono vietati in questa live. Salve Gentaglia. Loda Bumbo, caffè, giusto. Vediamo un pochettino in questa challenge come andrà a finire. Che bello quando non mi dà neanche la Smorrock. Ah, doppia stanza del tesoro, Soy Milk e Libra. Riderei. Ridere tantissimo. Sono i mille che libra. E sarei contento. Però ti consiglio di settare le partite fino a che non trovi il di infinito, il di 100 e il di 4. Non il di infinito. Vene varie cose. Ok, quando vengo colpito faccio l'effetto delle lacrime che ho. Experimental treatment. Che è anche decente alla fine. Mi ha dato. Beh, mi ha tolto un po' di luck, cosa brutta. Però mi ha dato roba decente. Quindi va bene. Sì, l'ho notato. Adesso tutti i campioni, Lorenzo. Donate per la connessione migliore a Leo. Infatti, ma, tutti quelli. No, in realtà, tutti quelli che possono essere campioni saranno campioni. Qual è la challenge 30? Non la ricordo. Ah, comunque, devo fare tipo una cosa. Quindi, datemi un attimo. Datemi assolutamente un secondo. Devo sistemare una cosa che mi ero dimenticato di sistemare. Sono sì, un deficiente grandissimo. Potrebbe anche mettersi a laggare. Perché devo copiarmi una cosettina qui, tipo. Disattiva l'audio, che non voglio che esploda. Roba brutta. Mi fai fare questo? Mi fai copiare questo link? No, non mi fa voler far copiare il link. Comunque, ciao a tutti quelli che arrivano. Oh, mio Dio, i casini della vita. Ok, perfetto. Devo copiare questo link perché ogni tanto lo devo mettere. Ah. Se ci riesco. Oggi è dura. Perfettissimo. Fatto. Ok, adesso riprendiamo. Scusatemi. Ok. Volete aprire il caffè? Ecco qui. Tutto questo per fare sta roba del caffè. Perfetto. Possiamo andare. Dai, sembra un inizio decente. Mi ha levato un cuore. Ma va bene. Ciao Lorenzo. Non è che ci vuole tanto, cioè, non capisco perché sta roba dei saluti, sinceramente. Non capisco qual è la cosa figa di volersi far salutare da me. Sono normale, cioè, sono normale. Caffè, se volete offrirmi il caffè, andate su quel link, fate una donazione. Se siete maggiorenni, meglio. Basta tu e il caffè. Ormai è diventata la cosa, il caffè. Dio santissimo, non devo prendere danni perché sì, credo che mi getterò sul patto con Satana come un pazzoide, lo so, farò una cazzata, va bene. Sai cosa fa terrorista in un orto? Semina il panico. Dio, 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 si iniziano proprio con le battute becere, vai. Vediamo. Dai, comunque sembra un setup decente. Te ne vaffanculo! Mi ha leggermente ucciso. Con quel colpo mi ha leggermente ucciso. Ma Ultra Hard finisce subito dopo Mega Satana. O devi fare dell'M? Devo fare Mega Satana. Giuseppe. Mumbo a dare caffè. Quindi devo fare Mega Satana. Ed è il motivo per cui è strozza. Comunque, cioè, arrivarci a Mega Satana. Il fatto è quello.
La vediamo dura, eh. La vedo estremamente dura. Oddio, i casini. Perché esiste questa challenge? Buh, venduto, sappiamo che del caffè non te ne frega. Caffè, Junior, non ho capito. Chiamate Patrick Densey, solo lui può salvare la connessione di Leone. Perché? Caffè. No, devi donare caffè a Bumbo. Devo donare caffè a Bumbo, va bene. Comunque il link per le donazioni è anche in descrizione. Se arriviamo a 300 euro di donazioni, non ne prendo una connessione migliore. Sì, muoio leggendo i cosi. Vai, che bello. No, perché nella mia isola non c'è. Con 300 euro di donazioni, credo vagamente che mi compro. No, in realtà cosa mi potrei comprare? Boh, forse mi ritengo per una scheda video. Ricordo no capsulo, che capsulo vuol dire scrivere sempre maiuscolo. No insulti. Le prime due. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Il mio moderatore. Bravo. Offrite il caffè anche al mio moderatore, anche se non posso offrirlo in qualche modo. Va bene, lasciamo stare. Ai miei moderatori, anche se per ora ne vedo soltanto uno. Glaucoma, che bello. Blind Tears. Più ogni tanto una Tears che può dare fastidio agli avversari, tipo. Quindi ciò significa che abbiamo soltanto ottenuto il nulla. E vai. Perfetto, Iter fa una gara con gli ebrei, lì brucia in partenza, no dai. Number 2, ma quanto è bella la mia vita. Abbiamo anche Number 2, ah, ottimo inizio partita ragazzi. Ah, odio la mia vita, lo sapete. La odio vagamente quando faccio queste cose. Vittoria, no. Quantomeno so come funziona Number 2 in modo abbastanza preciso, quindi posso evitare di fare troppe cazzate e mollare soltanto quando va bene. Hai nominato dei moderatori? Sì, ho nominato dei moderatori. Lo vedi anche sopra. Lo puoi leggere anche sopra, solo quelli con la scritta in blu, se non erro. Si vede così nella chat da voi? Penso di sì. C'è anche Calogeros. Calogeros. Non ho cercato poi alla fine, scusami. Devo cercare, me ne sono dimenticato. Perché il cap significa urlare, Jack 01. E urlare è assolutamente inutile quando, che ne so, state scrivendo una chat testuale. E a me dà fastidio perché occupate spazio anche agli altri commenti. Quindi sì. Restarta, restarta male. No, dai, me la tento. Me la tento almeno fino al patto con Satana. Poi, se no, nulla. Andiamo, vediamo un pochettino. Non sto perdendo frame, quindi è tranquilla la cosa. Ditemi come. Vabbè. La qualità è scarsamente uguale? Sembra di sì. Finora ci sono due sui tre praticamente moderatori nominati in chat. Quindi, ok. Aia, che bello, ho preso il danno stupido della vita. No, vabbè, in realtà non potevo schivarlo in modo intelligente quel danno. Ma va bene. Stanza qui. Ah, ok, grazie, bella stanza. Cioè, in realtà è veramente bella stanza da trovare per prima. Devo soltanto stare molto attento a non venire colpito dai fuochi rossi. E poi tutto il resto di questa stanza sarà estremamente tranquillo. Quindi stiamo attenti, non veniamo colpiti dai fuochi rossi. E va bene. Al Capsar Bastard. Non l'ho capita, sinceramente. Però va bene. Ok. Cioè, io non ho bisogno neanche di usare quelli, sono swag. Esatto, cacco, cacco le bombe. Gioco da poco TV. Il D20 come si sblocca? Non me lo ricordo, lo sai? Oh, Gappy Z, primo oggetto di Gappy, signori. Locusta della pestilenza, buona. Buona. Gappy Z e Locusta della pestilenza come primi due oggetti. Figlio di buona donna. Figlio di buona donna. Widow, vai. Andate. Vai. Usiamo Gappy Z. Dai, cavolo. È la partita. Hashtag Gappy. Ok. Si inizia bene. Si sta estremamente bene con la situazione. Quanto sono in panico. C'è un perché mi sto incasinando a vincere questa. Cioè, ed è Widow, però sono entrato in panico. Va bene. Oh, per la festa alla fine oltralda che avevo organizzato, sono il carrotto macchina di Polyphemus. Non può più venire. No! Dielo, cavolo! È un ottimo inizio, dai, su! Dai, dai, dai! Dai, 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 dai che la volta, dai che ce la si fa, dai che ce la si tenta. Ok, mi sa che devo concentrare. Adesso trovo placenta qui, il patto con Satana. Vabbè, intanto se non trovo placenta qua, un cuore lo do via, perché lo posso dare. Quindi due cuori mettiamo, dai, due cuori li do via. Se c'è il patto con Satana, ovviamente, che è un grande se, è un grande se, è un grande se. Ah, non mi sparare le palle così.
Non ho il tempo di leggere la chat, scusatemi. Cioè, scusatemi per adesso. Sono anche con illuminazione normale. Di solito quando c'è questo livello di illuminazione nella mia stanza, perché poi vabbè, non conoscete la mia stanza, però quando c'è questo tipo di illuminazione che esce tipo un raggio spiritico dalla finestra, latchkey, luck up, più cuore di fede, grazie. Cosa mi dai di bello? Sì, due cuori te li do. Death Touch! È la partita, signori. È la partita. Hashtag happy. Hai completato la chest con Isaac. La prima volta che ho preso di Elo ho pensato a MasterChef. Va bene. Uno picchietto di un suo amico con un uomo mentre l'altro dice che stai facendo? Il primo gli risponde: sto misurando la tua pazienza. No, come osi usare Gappi in un Bumbo? Io ti maledico. No, Bumbo è sempre primo. Gappi è secondo. Perché è Gappi. Non puoi. Gappi. Cioè, Gappi, scusate. Comunque, primi belli oggetti, dai. Resetta gli dissero, trova Gappy Zed, trova Gappy Zed ed è Elo subito. Sì, esatto. Gappy Zed è Elo. Vattene via te. Ok, proprio l'ho spedita via quella cosa, va bene. E comunque Death Touch, non è un brutto oggetto, anzi, anzi, assolutamente. Hashtag The Void. No, The Void non sarebbe così tanto utile qui. Va bene. Ok, andiamo a fare l'altra. Ok, tanto non possiamo volare, però magari va bene. Che particolare è la locusta della pestilenza? Evoca delle mosche verdi che avvelenano i nemici. Ecco, mi è venuto in mente. Uccidete questi nemici, voi care mosche. Voi care mosche. Bumbo ti porta fortuna. Sì, infatti, Bumbo è l'unico, solo il grande. Per questo io lodo Bumbo sopra ogni cosa. Poi c'è Gappi e poi gli altri, in generale. Non posso dire il tuo nome perché è una bestemmia contro la mia divinità, però sa era anche a te. Lo hai dato a Gappi. Cioè, non ho. Quando sono morto con Bumbo, l'ho dato a Gappi. Quando è che sono morto con Bumbo? Boh, vero? Non mi ricordo. No, The Void è un riferimento. Li ricordi? Ah, perché ho trovato The Void. Un giorno per Percy Jackson. Ora l'ho trovato. E appunto, per diventi devi andare. Vabbè, qua vi state dicendo. Della storia qui, va bene, lasciamo stare. Ah no, del voi. No, 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 l'avevo rimosso, sapete, l'avevo assolutamente rimosso. Quello che è successo l'altra volta. Ma sì, dai, ci rifacciamo il piano poi. Su via. Abbiamo la possibilità di rifarci il piano sempre se ritroviamo quella stanza. Figlio di buonissima donna. Scusate, ha tirato fuori un po' di cattiveria. Ci rifacciamo questo piano, anche perché il danno c'è, abbiamo bisogno di tears, abbiamo in realtà bisogno della maggior parte degli oggetti. No, sono un coglione! Sono un coglione! Che bello! Però con questa situazione non posso praticamente rileggermi, cioè non posso. Come si può dire? Non posso leggere la chat, devo concentrarmi. Sì, l'ho capito. Ci ho messo un po'. Cioè. L'ho evo eliminato per farti comprendere quanto è stato trauma quella cosa. Ah. Dai, su, andiamo. Un po' di concentrazione. Mi dispiace per la chat. Mi dispiace assolutamente per la chat, che non potrò cagarla tantissimo, ma è il momento di concentrazione estrema. Di Biston. What? Ah, Percy Jackson intendevi. Anche io l'ho letto Percy Jackson comunque, giusto per dirvi. Bellino, cioè, primi libri, poi gli ultimi. Perché non so perché la maggior parte delle serie fantasy, veramente. Il problema è che i primi libri sono belli, poi dopo si perde nella trama. Cioè, perdono l'originalità intrinseca che magari hanno nei concetti. Questa è il Tap Tepis. Ciao, grazie. Figlio. Cioè, salve Pin, fanculo Pin, ti odio anch'io Pin. Muori almeno tu Pin, ti prego. Devo pregare che i santissimi amici miei. Oddio, cosa ho schivato. Devo pregare di trovare qualcosa di bello. Pejam boy. Grazie, grazie. Chad e Garglings. Ti voglio bene anche io, gioco. Ma tanto bene.
È il momento di pregare, pregate con me, pregate con me, pregate con me. Na 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 na. Se ce la faccio, voglio una statua. Se ce la faccio, voglio una statua. Voglio una statua, voglio una statua, voglio una statua. Na 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 na. Ok, vai, muori. Grazie. Perfetto. Che mi dai? Little Chad, ti ha... fa culo! Ok. Ok, buono. Buono, Calogeros. Tipo così, non lo so, non riesco a capirlo. Tessan. Cioè, io la devo utilizzare, non ho molta scelta. Perché sono... ha messo a merda. Anche se posso tipo morire qui, non voglio morire! La mia vita è bella, la mia vita è bella. Morire non è una cosa bella, sapete? Non ve lo consiglio di morire. È brutto morire, eh. Cioè, l'ho provato, non è bella. Sì, la statua la voglio da voi, io poi la faccio a Mumbo, non vi preoccupate. Number 2, perché ho letto la chat, affanculo. Ok, va bene. No, dico, la prima serie dei libri, però ho trovato gli ultimi che a livello di qualità erano peggiori. Ok, Mulligan e coso, va bene, avrei preferito altro, però andiamo. Cioè, setup di prima mi piaceva di più, però poi... Ah, Helldown, che bello. Il problema è che non posso neanche dire non prendo le pillole, perché in realtà le pillole, cioè, sono buone, cioè, mi servono, non ho molta scelta, le devo riprendere, però... La mia vita è brutta. Ok, morti questi, si può andare avanti. Ricordi Pin Ferrari, no? Fino a quando non trovi Bumbo non vincerai mai. Possibile, possibilissimo. Non è che ci... cioè, per come sta andando non è che ci crederei poco, eh. Ci crederei. Ok, andiamo a affrontare Pin, che quantomeno è Pin. Peccato, sì, rip. Arriva un po' in ritardo da voi, però è normale. Ah, 15 minuti e siamo già pieni di emozioni. Ah, questa live proprio mi toglierà la vita, molto probabilmente. Morirò a metà live. Però questo è un setup buono. Se aumento la luck, divento... sono semigappi. Sono semigappi. Old bandage. Inutile. Una KP up che devo donare, praticamente. Perché mi è inutile non essendo una KP up in questo caso. Che bello, che bello, che bella cosa. Sono contento di questa cosa tantissimo. Mio mini The Hunt. Vai, mini Hauntino, lo chiamerò così perché non mi ricordo mai. Little Hunt, se non erro, si chiama, però non mi ricorderò mai il suo nome. Sì, ultra hard comunque per chi lo chiede. Squeezy! Solo il tears up, vero? Il brimstone, ok, facciamo anche questo. Goated! Sì, se ci arrivo, però. Ok, va bene. È un buon setup iniziale. Sì, l'ho visto Overlord, ma non solo l'ho visto Overlord. Io l'ho letto Overlord, l'ho letto tutto io Overlord. Salve, Chest. Ci si vede dopo, Chest. Io l'ho letto tutto Overlord. Minchia. Sì, allora, l'anime non rende giustizia ai libri, praticamente, alle light novel. Veramente, sono spettacolari. Spettacolarissime. Evocate i poteri di Brimstone, più Ludo, più Bumbo. Sì, e forse ce la potrei fare. Più Spoonbender. Più Spoonbender anche. Ci ho sperato che fosse Brimstone, di nuovo. Però non è mai Brimstone di nuovo. È sempre Little Brimstone. Non mi colpirai. Givati Bumbo, ti ho mandato il link per farlo. No, non faccio, non la uso. Cioè, mi è passato il trigger male. La trigger, mi aveva triggerato male e mi è passata la cosa. Molto semplice. Smettila di dirlo. Intanto non lo uso. Cioè, me la tento, tanto vale. Ciao Envy. Ti invidio. Almeno tu muori veloce. Io invece devo soffrire. Maledizione. Maledizione a questa ultra hard. Vediamo un po'. Mi hai dato anche Shub the Voop. Shub the Voop, dai, non è così merda in realtà. Funziona. Stacca. Cioè, stacca col mio danno. Lette online. Non ci sono tipo in italiano. Infatti, io letto in inglese. Purtroppo. Te sei hot bombs, vai, ho le bombe calde. Va bene. Spam. Ah, che bello.
Questo mi sa che me lo becco io. Lo bannammo io. Just for game. Lo bannammo io questo. Sì, lo bannammo io. No! Vabbè, forse non l'ha bannammato. Dov'è, dov'è, dov'è? Blocca. Lo bannammo io perché ha spammato. Che bella soddisfazione. Mi puoi consigliare qualche anime da guardare? Ho preferito One Punch Man e non so che vedere. Boh, non so che anime hai visto. Non so che anime hai visto. Quindi non so cosa consigliarti. Dimmi un genere. Dimmi un genere. Che cos'è qua? Ah, morivo in fretta, ma almeno sarà divertente. Vai. No, non restarto fin quando trovo uno. Ci possono essere queste possibilità. No. Quanto scommettete che morirò in fretta? Io ci scommetto discretamente tanto. Cioè, nel senso, per me è sicura. Bene, cioè male, perché... Ok. Ah, delle light novel. Cavolo. Non so. Però aspetta. No, non andarci addosso. Voglio la Ninevolt. Voglio la Ninevolt. Sì, la prima run Simone è finita malissimo. E benvenuta, perché credo che, non, credo che sia arrivato adesso. Te sei e Fun Pierce, giusto. Storky, salve. Devo trovare il negozio. Voi dite, perché cazzo... No, non Hypecac. Finirà male. Sì, magari la vinci. Certo. Crediamoci. Crediamoci tutti che la vinco. Perché io so usare bene Hypecac. No, no, anche a me piace Calogeros. Non lo so dire, però devi comprendere che io morirò in fretta con Hypecac. Morite! Ok, sta cosa è bellissima. Safety pin, heavy rain. Ok, un cuore nero. Hypecac a me piace, non avete capito? Però ammetto che non lo so usare, cioè il fatto è semplice. Non è che non mi piace, sono incapace, diverso. Ah, volevo aprirmi la via là dentro, però non ha funzionato troppo bene. Ora una ricarica mi serve. E credo che la prenderò qui, tipo. Sì. Dai, sentiamola. Non darmi Tammy Zed. No, Bombang, ok, Bombang mi va bene. È un oggetto decente, cioè anzi più che decente, mi dà bombe. Troll bomb lì. Ok, va bene, dai, è andata. Ok, perfetto. E Fuzu che trovò My Reflection. Se trovo My Reflection, restarto, molto probabilmente, perché è persa. Beh, Shulk Debuff fa male adesso. Oh, sì, Shulk Debuff è oggetto partita ora. Ciao Leopold. Morite. No, Shoot the Poop è un ottimo oggetto, dovete comprendere. Con questo setup è perfetto. Il problema è sopravvivere. No, no, ah, fanculo. Perché non posso praticamente sparare con Hypecac se ho i nemici troppo vicino. Ciò mi triggera male. Ok, muori, grazie. Patto con Satana, caffè in più speed up più coso. Cosa mi dai di buono nel patto con Satana? Krampus! Ed era anche la stanza con un cuore nero al centro. Che bello. Vai così. Te sei? Lamp of Control. Ok, vai. Sì, so che scala. Scala, scala, scala potentissimo. Scala tantissimo. Dovrei shottare le stanze. Te sei? Tears up! Yeah! Andiamo nel negozio? Ciao Gabriele. Ciao Gabriele. Ah, ricordo a tutti. Vedo offrirmi un caffè. Cliccate sul link. E donate dei soldi. Ricordo, soldi reali, quindi se non volete darmi soldi non fa nulla, è soltanto per supportarmi, ok? Non vi preoccupate. Cioè, supportare queste live, dimostrare che volete anche aiutarmi, che ne so, guadagnare un centesimo dalla live, un euro o qualcosina, un po' di meno, così da poter, come si può dire, così da poter comprare tipo giochi, comprarmi un caffè. Letteralmente, o roba del genere. Dipende da voi. In ogni caso, Calogeros ti consiglio allora. Allora, se cerchi fantasy, ma non d'azione, che sarà tipo stranissimo. Questo consiglio. Spice and Wolf, te lo consiglio, carina. Mi è piaciuta. Sto leggendo anche quella serie di libri.
Sword Art Online, vabbè, Sword Art Online è classico. E poi, aspettate, come si chiamava? Logo Horizon. Logo Horizon era tipo Sword Art Online. Ah, Logo Horizon l'hai già visto. Forse. Akame ga Kill, ti consigliano, giusto. Akame ga Kill, carino. Boh, una tristezza, però va bene. No, non mi potete bannare. Avete abbastanza potere per bannarmi. Io sto cercando il negozio, sapete? Io cerco il negozio, ma il negozio non cerca me, quindi non lo troverò mai. Il caffè no. Ciao, Dio. Come va, Dio? Non, non mi fare di nuovo censurare la tua iscrizione. Devo dire. Non è cosa bella. Dove cavolo è il negozio che ho 16 centesimi? Boom, mamma i caffè. Ciao Aki Sniper. Niente di che in realtà per ora. Però si spera che ti. Cioè, non ti sei perso nulla. Che bello da degli erofanti inutile. Abbiamo soltanto trovato un setup molto bello. Save the Sims, bella. Save the Sims, giusto. Poi la chat magari conosce più di me. Io mi sto cercando di concentrare su Isaac, quindi mi viene un po' male anche dare consigli. Chiedo scusa, però. Ah, sì. Volevi non darmi centesimo? Eccolo qua, è mio di caso. Vorrei prendere tutte e due. Se n'hai volto, ho sbancato. No, treasure map, che bello! Oggetto utile, vai. Se ridi 10 ore ti uccido male. No, il ragazzo, non mi ricordo il nome, però vabbè, il ragazzo che è il protagonista mi sta simpatico. Dai. Mi poverino. O lei che è tipo l'unica che rimane in vita senza gravissime menomazioni. Alla fine. Vabbè, lascia, non spoileriamo. Non spoileriamo. Andiamo avanti. Avrei voluto 9 volt, perché con 9 volt questo setup era OP. Vagamente, vagamente OP. Grazie. Sono contento, mi vuoi bene. Però è stato rompiscatole a cercare la cosa da censurare, lo ammetto. Non devo spoilerare anche la Mega Kill. Hai ragione. Un'altra hit da vedere con il ghiaccio. Con il ghiaccio non l'ho mai guardato. Qua bestemmio, però non l'ho mai guardato. Lo so. Non mi fare così. Ma magari che ottengo carte. Sì, una. Vai, intanto posso entrare e uscire tranquillamente. Ho got head, vai. Ah, death. Va bene, meglio di nulla. Oggetto partita. C'è una ragazza e deve entrare in una di due case stregate. Prima di entrare dice Witch House. Oddio. Mai come questo nel mezzo. Oggetto partita. Credo che se no, con l'oggetto partita siete arrivati al punto in cui ottengo la mappa. Che è oggetto partitona. Non partita, partitona. È voluta la cosa. Oh. Trovata la stanza segreta, vai, mi è piaciuto. Questo ritrovo della stanza segreta mi è piaciuto. Small Rock, salve. Non sei l'utilità, perché comunque no. In questo momento no. Però salve. Cosa mi dai di bello? Speravo qualcosa di bello, effettivamente. Però non ha pagato. Devo ricordarmi di usare l'oggetto attivo. È colpa del sistema. Salve Mario. Se succede, so chi cercare. Non mi attirare a te, figlio di buona nonna. Usiamo anche Death. Usiamo anche Death. Però questo setup mi porta alla morte più che altro perché non ho abbastanza vita. Cioè, non ho abbastanza. Cioè, arrivare da Mega Satana. Poi lo strumo. Più o meno. Però il problema è arrivarci. No, non muoio. Saluta Santi. Alzate le mani per Pyromaniac. Ti fate Pyromaniac o io che vinco la partita? Il fatto è semplice. Muori. Non mi uccidere! Ok. Beh, sei Roid Rage, Spinner e Giappo. Yeah. Ok. Dammi. Oh, Tears Up, che palle. Mi metto ansia sta cosa. Temperance, grazie, sei inutile, cioè non ti posso utilizzare in modo proficuo mai nella vita. Get out of the jail free card, yay.
Temperance, poi così. Salve. Non ti affronto neanche morto, torretta, finché posso. Perché sto usando le bombe, giusto? Fai così. Muori, grazie. Meglio se scappo. So chi cercare se il canale mi si chiude, eh. Situazione di merda! Ciao, levati dalle palle. Salve. Ok, perfetto. Perché non posso avere Pyromaniac? Devo stare, esatto. Dio santissimo, sono morto dentro due volte. Figli di buona donna. Siete tutti figli di buona donna. Ok. Sì, se trovo Pyromaniac posso curare. No, non è all'infinito perché poi a un certo punto finisce la possibilità di cura. Però, ok, ho sprecato uno Shroom the Whoop. Che bello. Soltanto per mezza carica, per giunta. Salve te. Addio te. Bombe. Grazie, potevi darmi altro. Cricket's Body uguale morte. Sì, Cricket's Body uguale morte. Verissimo. Qui c'è centesimi. Ma intanto c'è. Non c'è. Ok, dai. Dai, Volt. Black Candle. Mi ha dato un cuore. Che bello che. Allora, per tutti quelli. No, non ho visto pure la gun. Per tutti quelli che me lo chiedevano, la Black Candle non effetto. Come ben potete notare. Ah, adesso lo sapete pure voi. Gesù. Gesù. No, non possono farlo, sennò i banno automatico. Fatemi fare così. Ok. No c'è Dax. Utile. Utilissimo. Ok. Andiamo. Qua cosa c'era? Salve. Vabbè, c'era la roba per aprirvi. Che chiama gli scheletri Papyrus? No, tutti noi chiamiamo gli scheletri di Papyrus e Sans, perché sì. Molto semplicemente. Ricordo a tutti che volete offrirmi un caffè. Moderatori, se volete farmi un piacere, ogni tanto, tipo ogni mezz'ora, spammatelo il link del caffè. Cioè, spammatelo, così almeno mi date una mano che non lo devo fare io. Ah, non voglio morire, non voglio morire, la mia, sono giovane. Regman, ciao. Ok, addio, salve. PJS, sei cazzo, sei cazzo. Leone, sei sempre più bella, grazie. Grazie, tesoro. Bambino che ha la bocca chiusa chiede al padre. Papà, ma l'attacco è un collutorio. E il padre con gli occhi sbarrati risponde: no, è un collirio. No. Yeah, sì, la Black Candle è buonissima qua. Voglio una carica, grazie. Non mi colpire mai. Ho ottenuto un po' di vita. Non mi colpire mai. Dove cavolo sono? Io stavo andando al boss. Muori. Grazie. Money grabber. Money gruber. Come faccio a spammare il link del caffè? Copia e incolla. Alogheros. CTRLC, CTRLV per spammare. Se non sei dal telefono è un po' un problema. Vuoi offrirmi un caffè? Vi salvate la cosa e cambiate tipo. Ciao. Soddisfazioni. Negativo. Qua cosa c'è di bello? Lo sapete chi lo prendo? Perché tanto così mi si attiva l'effetto della Polaroid. Sì, ci sta. Ci sta. Ne è valsa la pena. Andiamo. No caps lock. Cambiano tipo. Come. Volete offrire un caffè al leone? Ecco. Ecco il link. Almeno lo facciamo a tema. Dai. Almeno questa è l'idea. Poi se non volete farlo, ditemelo. Se sto chiedendo troppo. Non ho problemi. Sì, è ultra hard purtroppo. Infatti. Cioè, è ultra hard ed è anche una delle migliori che mi sta uscendo comunque di cose. Dai, cavolo. Voglio. No! Maledetta! Maledetta! Comunque non è effetto della polaroid negativo. Bene. Ho bisogno di vita però. Ho bisogno di tanta vita. Shoop the Whoop in questo momento è la cosa più potente dell'universo. Però non devo morire. Salve, c'hai ancora te? Che bello, muori. Perfetto, così. Così, spammatelo ogni tanto e non sembra, però.
Quando tipo ogni mezz'oretta, se potete, e ci sta. Fa nulla, fa nulla. Almeno la gente se lo ricorda. Ogni mezz'oretta poi potete farlo. The Chariot ti tengo come ultima speranza. Ok. Sì, conosco Bob Team. Muori te. Muori anche te. Sì, però adesso ragazzi io vi chiederò scusa, ma credo che entrerò in modalità schiva, 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 concentrazione, schiva, 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 schiva. Ok, perfetto. Ok. Non credo che leggerò. Shoot the whoop con il brimstone, cioè. Tanti soldi in realtà li dai a Bubbo. Ovvero a me, no, li do a Bumbo. Apro un obolo, li do a Bumbo. Se li vuole li prende, se no fuffa. No, scherzo, dai. Doppio The Cage? Serio? Vabbè, uno lo eliminiamo così, l'altro se la si prova, dai. Non posso fare tanto. Gli faccio i danni più o meno della vita, però. Nyeh! Non mi colpire con quell'attacco che sei bastardo, figlio di buona donna, dentro, fuori, intorno. Ok, grazie. Te sei? That's lost coin. Mi dà un centesimo e un po' di rage. Ma si ricorda le peggio cose? Ma che si ricorda le peggio cose? Sì, è vero, il momento di Mumbo. Io ce l'ho. Me l'ha passata a proposito Eren. Me l'ha passata le peggio cose. Il tuo English humor non ti lascia mai. Il mio English humor. Voglio una ricarica. Voglio una carica. Voglio una carica. Ne ho bisogno. Grazie. E vabbè, se non puoi batterli, usa The Chariot. Vai. Non carica il video? Ricarica la pagina allora. No, vaffanculo! La vedo dura. La vedo tanto dura. Anzi, persa. Vai. Dammi placenta, ti prego. Dammi placenta, gioco, ne ho bisogno. Sono preoccupatissimo. Oh, salve Ale. Benvenuto. Terzo moderatore, anche lui presente in chat. Ora siamo al completo dei moderatori. Sì, mi uccido skippando le stanze, perché non è che riesco a skipparle bene. Soprattutto con questo setup. Purtroppo. Salve Kate Frump. Ok, morto. Magari mi dai qualcosa. Ci credevo poco. Ti prenderei, ma sono morto se ti prendo, purtroppo. Che palle. Si va sotto, non ho molto da fare. Oggi si rifà il void di Ultra Hard. No, muoio fra poco e riniziamo. Dopo circa 40 minuti di live, bella oggi. Posso consigliarti un RPG carino? Parla di gatti, Pikachu, parla di. Sì, l'ho già fatto. Lorenzo, c'ho una serie su Mugen Ecko Castle io. C'è una serie sul mio canale di Mugen Ecko Castle. Molto tempo fa, eh. Ah no, a me interessa, Foxy, che tu riesca a vedere la live. Magari agli altri no, ma a me sì, perché sono quello che fa la live, quindi se riesci a vederla sono contento. Salve te, stanza piccola, vero? Salve. Dai, fammi arrivare a Mega Satana almeno, fammela odorare proprio male la cosa. Dimmi, sei là e muori. Ok. No, in realtà non possono dropparmi. Ma magari mi droppano qualcosa di utile, dai, su via. Ci devo provare, ci devo credere. Eh sì, ma The Body non lo trovo più. Purtroppo. Magari dovrei provare ad andare con i patti con l'angelo. Una di queste partite. No, non posso vincere. Muori. Prima che spari una delle tue bombe dell'inferno che mi uccide. Oh, I met your Bumbo. Bumbo Superstar. The Fallen? Levati. Grazie. Ciao, The Fallen. Ok.
Sono in panico comunque. Muori, grazie. Andiamo. No, perché sono rientrato in questa stanza? Perché c'era il corso dei mei. Ok, dai. Scendiamo qui sotto. No, l'ho giocato quel gioco. Era incredibile. Era un delirio. E non quello di Isaac, purtroppo. Il commentary è ufficialmente morto. Castle Crasher. Giocato. Ci devo portare la serie. E poi con chi la devo portare non era più disponibile. Teremit, dai, ma andiamo a fanculo questa partita. Se esisti, ti prego. Anzi, Bubbo. Ho bisogno di un qualcosa che mi curi. Ne ho bisogno. Bumbo. Ok, vai così. Puoi droppare una pillola forse te? Credo. Non lo so. Cosa mi hai droppato? Strength! Ok. No, Bumbo! Dove sarà il boss? Grazie per la stanza di merda. Gioco. Dai. Dammi qualcosa. Ok. Dammi qualcosa di buono. 9 vite. Qualsiasi cosa, veramente. Mi elemosino tutto. Muori. Salve. Cosa c'è? Non ne vale la pena. Dai. No, ti sto chiedendo un aiuto per favore, gentilmente. Guarda, anche se tu non sei. Però sto chiedendo un favore, gentilmente. Mi dispiace. Non sei l'ufficiale. È l'ufficiale nel gioco. Sto chiedendo un grandissimo favore. Ma comunque, 23 minuti qua è un record per la mia, per le mie ultra hard, by the way. Lasciamo stare. Normale Alex, poi quando ci prendi la mano devo andare sopra, magari. Ed ecco voi la stanza in cui Leone morì. E che non riuscirò mai a schivare sta cosa, vaffanculo. Restart. Vai. Che merda di stanza, no? La stanza peggiore che potessi trovare col mio setup. E poi a Satana sarei morto perché devo decidere dove utilizzare il raggio della morte se con The Fallen o con qualcun altro. Sì, va bene. Ciao Leonardo. Almeno sei salutato qualcun altro. Ma quanto è diventato inutile il Brimstone? Tantissimo! Il Brimstone è diventato inutile subito. Appena ho trovato Hypecack, non potevo più utilizzarlo, praticamente. È vinta! Sì, è vinta. Era una bugia. Hashtag già vinta. Me la contasse come vinta, lo sapete, sarei contento. Sinistra o destra? Sinistra, dai. Due oggetti? No, aspetta, mi ha dato due oggetti perché c'era. Il metronomo ogni istanza dà effetti casuali di un oggetto passivo. Nuovo oggetto che ho sbloccato. Ok, qua mi ha dato per esempio pesci. Ogni stanza fa l'effetto. È una citazione a Pokémon. Ma non è male se per caso non mi curasse quando dopo la centa. Che sei, Bumbo, non lo sai. Però in teoria, finché non aggiorno. Avevo un bug. Spider-Bite, Slow Effect o tecnologia. Con My Reflection, che è il male. Ok. Rip numero 2. No, dai, forse col metronomo. Ormai andiamo a caso, vai. Sad Leone, sì. Bastardo il gioco, esatto. Ma mi ha dato un cuore eterno? Mi ha dato un cuore eterno. Salve a chi si è iscritto. Salve a Barbiotto.
Benvenuto o benvenuta, perché si è chiamata Barbie, quindi non capisco. Sei da YouTube di base, un qualcosa in cui, cioè di solito in cui la maggioranza sono maschi nel mio canale, quindi di base faccio benvenuto o benvenuta così, ok? Quindi ciao. Poi magari esplica, così almeno riesco ad andare. Mi stanno chiamando, ma io non posso rispondere, sono in live. Magari gli scrivo un messaggino. Sì, magari gli scrivo un messaggino comunque. Andiamo. Sì, gli scrivo un messaggino perché è un mio amico che non. Che molto probabilmente non lo sa che sono in live, anche se io l'ho avvertito tipo 3000 volte. Quindi va bene. Va bene così, non dice nulla. Perché due oggetti? Sì, appunto. Perché il gioco è stronzo. Comunque, fatemi scrivere al mio amico che sono in live e non posso rispondere alle chiamate. Na 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 na. Scusate, oro. Non posso rispondere. Ok. Perfetto. Salve a Jacopo Mazzouni. Grazie per l'iscrizione. Perfetto. Andiamo. Ah, sei il figlio di Barbiotto. Ok, salve, figlio di Barbiotto. Cosa mi dai? 25 centesimi. Non mi hai dato l'effetto dei 25 centesimi, sei una cattiva persona. Gioco, lo sai. Ti ho pulito perché non conti i compiti di Decide Enter the Gungeon. Non è uscito il Decide Enter the Gungeon. Non è uscito, non c'è. Lo so, con certezza. Crackjack, che mi dai? Dai, la locusta della pestilenza non è male. So con certezza, cioè è uscito il supply drop l'altro giorno, il DLC deve uscire, non si sa quando esce. Ho guardato le mie informazioni, ti sei sbagliato molto probabilmente. Pit People non l'ho mai fatto e non lo possiedo. Di Crypt io ce l'ho il DLC, invece, l'ho comprato di Crypt of Necrodancer. Solo che la serie non la seguiva nessuno. Quindi non è che porto una serie che non segue nessuno e che fa bestemmiare anche a me. E qual è il DLC? Come si chiama? Anche perché ci sono 4 DLC, però sono tipo le host, sono tipo qualcos'altro. Andiamo avanti. Salve Interfei. Come si chiama il DLC? Io non c'è. Oh, chi è arrivato? Matteo Terranove, buonsalve. Oh, centesimi, va bene. Mi trovo un oggetto carinissimo comunque, cioè per dirvi. Estremamente casuale, ma carino. Dai, andiamo. Speriamo nel culo. Quantomeno. Ah, mai che mi capiti la locusta della morte o la locusta delle altre locuste belle. Muta Spider, quadshot. Ok, salve. Salve, quadshot. Caffè? Perché caffè? Che è successo? No, mi sembra che sia arrivata la donazione. Perché caffè? Aspè. No, niente, non è arrivato nulla. Così, è partito il caffè volante in chat. Mi sono. Ah, perché uno ha scritto caffè. Ok. Salve. Nemici. Ciao, perfetto. Sì, esatto. Sì, esatto. Diventava proprio la roba brutta. Cioè, vedevate me uscire di testa nella scorsa partita. Manca una stanza del tesoro, quindi giriamo per il piano. L'ho già finita, Lorenzo. Le ho fatte tutte. Mi manca soltanto questa, quindi non posso farle. Cuore di fede ho ottenuto anche. Dimmi di sì. Sì, ho ottenuto anche un cuore di fede. Se no, non avrei potuto rompere quella cosa senza nulla. Le ho finite tutte, quindi devo fare soltanto questa. E non essendoci challenge che sono divertenti praticamente. Ah, sì, in realtà qualcuna c'è, però non sono propriamente tutte divertenti, anzi, la maggior parte delle challenge sono fastidiose. Evito di rifarle perché non mi piacciono. Mi rompo le palle. Come mi sto rompendo le scatole qua, eh? A un certo punto, se mi triggerà male questa partita, molto probabilmente la finisco e vado a fare altra roba. Fammi gli spoiler che vuoi, tanto credo che ho visto quasi tutto, quindi non mi preoccupo. È vinta cheat. Sì. Grazie, preferisco la cioccolata.
Oggi ti servono le mie vibrazioni positive. Guarda, chi vuole darmi vibrazioni positive è benvenuto. Guarda, io spero che riesco a farcela finalmente. Sono tante di quelle live che la sto provando. Se no, andiamo a fare qualcosa di più bellino, The Keeper, Gridiron. No, anzi, forse oggi mi faccio prima Living on the Edge, l'Achievement Living on the Edge, e poi altro. Buongiornissimo caffè. È partita la modalità quarantenne. È partita la modalità quarantenne ignorante. Sì, esatto. Tanto ignorante. Modalità quarantenne ignoranti. Yeee. Yeah. Andiamo. Col cioccolato e senza il caffè dentro. Cosa? Non è caffè quello. Va bene. Lasciamo stare. Mi signor. Vabbè, peccato che non funzioni praticamente. Fortuna, perché se no mi rolla via partita. Ma in realtà dai, avrei rollato questa partita così a caso, perché tanto oramai ci credo poco. A Bumbo piace il caffè a gusto di soldi. Sì, credo quello di sì. Io lo so io. Un mega spoiler su Isaac, ma non è il boss finale. Boom! Sì, l'ho vista, l'ho guardata poi, l'ho vista. Sinceramente mi aspettavo qualcosina di meglio, però niente di che. Vabbè, quando la troveremo. Ne parleremo in modo molto più esplicito. Così almeno siamo tutti contenti. Ah, come va? Mi sta piacendo? Mi sta piacendo? Questa live. Perché a me fa un po' male il cuore. Ti sei lasciato una chiave nella stanza grande, poi tornerò indietro a prenderla, dai. Oh, stopwatch. Ok, mi va bene, grazie. Nel nuovo DLC di T. Ma poi non me l'hai scritto il nome del DLC di Enter the Gungeon, no? Infatti, ho guardato, non c'è. Il giocabile. Il paladino. Perché il paladino? Modalità D&D? The Binding of D&D? No, preferisco questo setup. Tipo Child Earth per Sansone sblocco. Quindi è inutile sta cosa. È solo a livello di achievement che ha un minimo di utilità, però non ha neanche uno sblocco di roba utile. Questa challenge sblocca Child Delta per Sansone dall'inizio. Vai. Cioè, ok, utile un po' per Sansone, però non è sta grande cosa. Non vale tutto questo sbatti, ecco, capitela. Capitela come cosa, non ne vale la pena. Spoiler di Isaac, si chiama Isaac. Ci installiamo la The Binding of Isaac Re The Binding of The Isaac of Isaac Re Isaac. Ci sblocchiamo. Quanto sono stato qua dentro? 6 anni? Che bello, mi ha fatto vedere le stanze segrete e tutta roba. Enter the Bumbo, prossimamente sui migliori store. Enter the Bumbo. Enter the Bumbo. Enter the Bumbo. Ok, scusate, partita di ignoranza. Come sono? Illuminato immenso? No, ok, si vede. Ah, fammi fare questo. Ludovico, salve. Sarebbe bello averti, Ludovico, lo sai? Dai, forse con metronomo, con gli effetti casuali, ce la possiamo fare. Sono tornato, ben tornato. Non mi ha laggato a me. Vabbè, deve essere che semplicemente non è voluto apparire, però in realtà c'era il lag. Che bello. Chiedo scusa quando lagga, però connessione mia, non vostra di solito. Ricordatevelo tutti prima di pensare. No, la mia connessione si sta sputtanando, no? È il leone che lagga perché è una brutta connessione. Sì, sì, conosco Hearthstone. Ci ho fatto anche video sopra tanto tempo fa. Volete andare a guardarli? Guardateli. Ci sono delle playlist, se non erro. Comunque, se non ci sono, cerca sul mio canale Hearthstone. Ok. A chi non piace vederti soffrire? Grazie. Sì, è praticamente la Spider Mode. È la versione trasformazione della Spider Mode, la trasformazione in ragno, quindi è quello che dico che non è troppo utile. Cioè, c'è di meglio. Hashtag compra DLC. Perché datemi i soldi per comprarli. Non ho tanti soldi io. Aia, no, cavolo, mi stavo leggendo la chat, quindi mi sono deconcentrato, che palle. No, non ha lo stesso carattere di Gero. Comunque. No, proprio per nulla. Due persone diverse, completamente. Ele Mysterious Castle, perché l'ho finito? Non posso fare serie che ho finito. C'è un problema. C'è un grave problema se devo rifare serie che ho finito. Sono gay. Ale.
Grazie per questa grande tua affermazione, credo che ti abbiano fregato il telefono o roba del genere. Piango. Ciao Vincenzo. Wow. C'è un wow. Sì, Ale, me lo immaginavo, conosco questi tipi di amici. Li conosco purtroppo. Ma io non ho ancora trovato la seconda stanza del tesoro. Che due scatole. The Big of. Sì, cazzo. Ma se il vetrone fa 3 oggetti di gappi, diventi gappi? Non credo. Non ci credo mai. Io sto cercando la stanza del tesoro, però niente. No, perché hai eliminato il messaggio? Vabbè, non l'ho letto, forse c'è scritto in maiuscolo qualcosa. Cioè, l'ho letto pure, però va bene. Non lo so. Sono un po' stanco, guardate. Oddio, la chat esplosa. Sì, ma quei DLC non aggiungono niente. Aggiungono solo un'arma. Sono la soundtrack. Sono altra roba così. Non è nulla. Guarda, ti giuro, li ho guardati. Ti stai sbagliando. Ricarica. Sì, e ti danno una chiave. Perché hai rimosso? Eh sì, infatti sto controllando. Ale, di al tuo amico di chiudere. Guarda, cioè di non fregarti così tanto il telefono. Sì, non aggiungo nulla a quei DLC. Sono un artbook, sono un'arma, sono la soundtrack. Ed era un altro DLC che non mi ricordo, però comunque non era troppo, non era utile. Preferisco avere oggetti casuali. Ok. Andiamo. Ale, ti do consiglio. Se sei come un amico, comunque è un amico che entra, non fargli fare cazzate. Ciao Dante, sì, sto facendo ultra hard. Sto facendo ultra hard e mi sto triggerando male per giunta. Andiamo. Wow, che bello. Stagiare fa più schifo della mia ex. Dispiace. Perfetto. Andiamo. Giuro che non. No, vabbè, non ti preoccupare. Si imparano sempre cose nuove. Oh, ok, ho fatto ora. Per fortuna. È un problema se un moderatore impazzisce, capito? C'è un grave problema. No, no, no. Vabbè, intanto mi devo concentrare. Non capisco quelle cose che sto dicendo la chat. Ciao. Cryptic. No, ok, non lo so ripetere. Crypt King? Crypt King, forse, sì. The Bubo Bubo Rebubo Plus Oggetti. Plus Oggetti. Brimsto Bubo Boss Bubo Bubo. Hashtag Live Sweater o sparo alle ore. No, niente Live Sweater The Gungeon perché pesa troppo. Però quando Nuclear Throne finisce potrebbe esserci Enter The Gungeon. Polidattili. Posso ottenere due oggetti. Credit card, salve. So cosa fare nella prossima stanza del tesoro. Cioè del bastardo. De Satana. La prossima stanza di Satana. Se ci arrivo. Non ci arriverò. Ora come ora la vedo come una cosa assoluta. Sì, sono credo vagamente morto. Vabbè. Questa. Sì, finisce alle 8 la live. O muoio prima. Voglio fare una YouTube poop sulle ore. Fai una YouTube su di me. Come vuoi. Poi linkamela su. Come si chiama? Su Facebook. Il link è in descrizione. E se non funziona, aspetta un po' che te lo faccio. Che te lo metto in chat. Yay. Casomai c'è. Dovrebbe esserci anche tipo. Non nella descrizione del canale. Però sul banner del canale. Ok. Perché io odio queste challenge. Perché? Sono morto. Riproviamo. Sì, però credo che se trovo oggetti di merda come prima. Rirollo. Cioè, fanculo. Rirollo. Mi sono rotto le scatole. Restarto. Mi sono rotto un po' le scatole. Oh, dai, cosa mi dai di buono, Robo Baby? Vediamo il secondo oggetto almeno. E poi.
poi si restarta. Puoi fare una cosa così, tipo. Ciao, Lightofop. Perché vuoi il mio saluto? Non è niente di troppo importante. Stanza segreta, salve. Te lo metto in chat, suona malissimo. Touchpad, tralala. My ding ding dong. Ok, dai, dammi Magic Mushroom, ti prego. E dammi Magic Mushroom. Dammi il posto steal, signori. Caffè. E volevi! Lezzo! 2 minuti. Sì, cazzo. Perché? Ah, devo premere qui. Non avevo ancora finito la stanza. Renol! Ok, scusate. Citazioni necessarie. Perché? Perché sì. RIP numero 3. Sì, sto morendo un po' dentro. Io odio. Odio questa challenge. Ma non capisco perché, cioè, non cambia nulla. Aia. Cioè, io la odio veramente tanto sta challenge. Non ci sono cose che, vi giuro, odio, ma questa la odio tanto. Cioè, proprio non so come descriverlo. Dai, contagio quantomeno è carino come oggetto. Voglio una bomba per ora. Ne ho bisogno. Coraggio quantomeno come oggetto è carino. Non fa troppo, però bellino. In questo caso proprio ho sprecato. Perché il primo nemico che uccido, tipo esplode. E quindi fa danni ai nemici che attorno. Non è male. Anzi, è abbastanza buono. Samsung non funziona. Vai così. Dammi una bomba, ti prego, gioco. Mi ha laggato e gli ho detto boss of steel, citazioni necessarie. LOL. Ho detto boss of steel, citazioni necessarie. Sì, dopo il vostro stile ha laggato, mi dispiace. Aia. Grazie per quelle due bombe in faccia che mi hai tirato. Sono contento. La mia ex non la odio, quindi direi questa challenge. Molto semplice. Eh sì, ho una ex. Alcuni lo dubitano. Anche delle persone che mi conoscono. È strano. Eliminiamo questo qua. Ti prego, muori. Muori. Sono letteralmente. Mi sta triggerando. Sì, mi sta triggerando. Lo so. Quanto siamo? Siamo a un'ora di live comunque. Grazie ancora per essere qui. Siamo a un'ora di live. Sono contento del fatto che siamo a un'ora di live e che c'è ancora qualcuno. Dai, su. Eliminiamo quest'altro nemico. Cosa ti chiedevano? Non lo so, non ho capito. Dammi qualcosa. No, non mi ha dato nulla. Ci ho sperato. Vorrei una bomba. Per la, cioè, tipo Pride Day, Orange Streak, The Guardian. Non so che consigli darti. Giocale, ce la puoi fare. Orange Streak cerca di caricare al massimo il colpo e di non sbagliarlo. Anch'io un ex. Mewtwo ex. Mi stai troppo, devo fare una parafrasi, cavolo. Allora fai la parafrasi che è più importante. La scuola prima di tutto, la scuola prima di tutto. Non lo so, perché in realtà è contro Mega Satana la cosa, quindi non è utile. Oddio, cosa ho schivato. Però forse la userei tipo contro un nemico molto forte. Dammi breakfast, ok, grazie, HP up. Cioè, dammi qualcosa, volevo dire. Mi ha dato breakfast, grazie, sei una KP up, lo userò da Satana possibilmente, anche se vedo duro tenere Satana come sempre, perché tanto è Satana, cioè non arriva, non arriva mai. Dopo un'ora siamo a 50, sì, dopo un'ora siamo a 50 ed è bello. E dopo questa cosa posso dire che sono quantomeno contento del fatto che siamo a 50 dopo un'ora e va bene. E volete offrire un caffè per risollevare il rumore alle ore? Ecco il link, grazie. Esci il Bubo, lo vorrei veramente uscire. Dammi Bubo, almeno dico ok Bubo, posso delirare ed è vinta, credo. Vedo che muoia questo nemico. Cioè, voglio che muoia mostro. Esci il Bubo, mi piacerebbe uscire il Bubo. Che apparisse il Bubo mi piacerebbe perché è un buon oggetto comunque, Bubo, fa tanto danno. Contro Mega Satana forse no, però contro la maggior parte dei nemici sì. Dammi questo, Bloodcott, dammi GP Rage Up, 1 su 2.
prendiamo questo. Spirit of the Night. E questo cos'è? Book of Belial. Ok. Me la sono riscattata tanto. Non credo che andrà molto bene così. Cascara più Blackguard. Così, vai. Morti in Ultra Hard, Fausto. Niente di che. Solo morti in Ultra Hard. Spirit of the Night, sinceramente. Avrei sperato in meglio, cioè. Poteva capitarmi roba migliore. Ok. Usciamo le sorelline alle ore. No! Niente sorelline, niente pedofilia. 18 anni. 18 anni. Devono avere minimo 18. Minimo 18. Poi ne possiamo riparlare. Leone che aveva un setup ottimo in Ultra Hard, ma è morto male. Più che altro era un buon setup, però era un setup con poca vita. Non avevo vita. Ciao Argon! Sta andando male Argon. Salve Argon, benvenuto. Sta andando molto male. Tantissimo. Mettila che è stata un'ora di sconfitta in Ultra Hard. Quindi, dolore. Molto dolore. Quantomeno almeno non sono andato nel void come la volta scorsa. Pensiamo alla positiva. Cosa troveremo nel magico mondo di questa treasure room? Deathtooth. Che non so cosa faccia in realtà. Va bene, ho un'aura potentissima, credo. Credo, non ne sono troppo convinto. Leone non è trick. E sono morto perché mi sono deconcentrato dopo questa stupidaggine. Vai! Odio questa cosa. Odio tantissimo. Questo momento della mia vita lo odio. In realtà l'età del consenso è di 14 anni, quindi tranquillo. Tipo l'esperienza, sono 98. Ah, grazie Catteo, grazie Catteo. Mi serve saperlo. L'età del consenso è di 8. Bellissima la storia. Io nel mentre mi metto. Mentre mi guardo gli achievement di Afterbirth Plus, guardati gli achievement. Spoilerati tutto se vuoi, non fa nulla. Io credo di. Cioè, quelli che mi mancano credo di saperli quali sono, quindi sono tranquillo. Viva Sans. Oh, io credo che faccio questa partita. Ah, vediamo. Ok, ritorni. Giochiamo come Blue Baby. Yay. Hollow Flies, e vai. Immagina Blisto, Mary Flashon Rubber 7 più 2020. Leviamo Mary Flashon per piacere da quel setup. Fuck the tooth. Ok. Sì, Argon. Sì, veramente. Cioè, questa è una cosa che ha dato fastidio. Comunque, Smallrock, yeah, buona. Sì, no, cioè. Non capisco quanto odio represso deve aver avuto Macmillan quando ha pensato a questa challenge. Perché, cavolo, boh, non so neanche che dire, è cattiveria, è semplicemente cattiveria. Blue Baby join the server. Sì, è vero, finisce come Blue Baby a seconda di come va a finire. Rirollo con Clicker. No, no, neanche con Clicker. Qua è direttamente Blue Baby se muoio, quindi suicidio al primo patto con Satana, siete pronti se ci sono degli oggetti da prendere. Io sì, oggettivamente, oramai le tento tutte. Oppure se ci sono. Potrei rinunciare a questo patto con Satana. Manca solo Bumbo. Si spera che mi trovo Bumbo. Magari mi porta fortuna, visto che tutte le partite che ho giocato con lui sono finite sempre bene. Sempre. Quindi. Oh, Bob. Grazie per le bombe infinite. C'era una roccia tinta, magari, se non erro. Conosci Antibirth? Sì, però bestemmio, non l'ho mai giocato. Perché. Oltre, vabbè, sì, era facile da installare, roba del genere. Però. Ho detto, se lo gioco lo porto sul canale. Ok, non lo porto sul canale perché vedo che lo stanno già facendo tutti quelli che seguo. E allora non lo installo. Lo riprenderò più avanti, magari dopo che completo questi achievement. In fondo, non manca troppissimo, quindi la vedo così. Siamo pronti, signor capitano. Cosa ho citato? Perché credo di aver copiato male il link delle offerte. Cioè, questo stai dicendo? Questo qua? Sta dicendo?
Michelangelo. Va bene, te l'ho mandato comunque. Credo che sia giusto questo qui. Ah, c'era una roccia tinta e non l'ho visto. Che bello, sono un deficiente. Vabbè, intanto ho già ottenuto tutto quello che posso ottenere dalle rocce tinte, giusto? La Smorrock. Che bella la mia vita. Perfetto. Dai, muori. Grazie. Grazie, The Hunt, che mi dai di bello? Moldy Bread, Midnight Snack. Vai. Dammi il primo patto con Satana che ti do tutti i cuori che oramai voglio provarmela così, dai. No, forse no. Forse no, me la gioco tranquilla, me la gioco normale. Allora, proviamo a fare questo. Dagliamone i due, Brother Bobby e Guppy Scholar. Primo oggetto di Guppy. Chiamiamo Guppy. Range più la cap, vai. Primo oggetto di Guppy. La seconda che ti chiama il personaggio e tu sei Isaac, Lady Blue Baby. Quelli rossi vedono blu, scompaiono proprio e muori. Se non erro, rimani a mezzo cuore, lo sai? Però non ne sono sicuro, non l'ho mai testato. Arena sì, arena no. Ditemi. Arena sì, arena no. Arena sì, arena no. Vediamo un pochettino. Ma quanto vorrei uccidere The Hunt quando è in forma fantasma? Tutti vorrebbero uccidere. Pink is the new white. Non l'ho capita. La facciamo l'arena o non la facciamo l'arena? Allora, Argon 1 l'ho fatto, l'altro lo sto facendo. Gli Achievement praticamente me li sono andati a cercare io un pochettino quando li ho visti alcuni. Però uno l'ho fatto. No, 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 so, no, ni, sì, no, no. Ma tipo no. Due sì. Tre sì, no, ni, arena. Per trovare altri pezzi di Guppy, infatti. Vabbè, dai. Famola comunque, chi se ne... Guppy! No, Pandora's Box. Dove mi conviene, quindi? Nel Wombuno o da Sheol? Se no... Se no dove altro c'era di buono? Mi fate una ricerchina sulla Pandora? Fate una ricerchina su Pandora? Amnesia. Vabbè. Explosive Diarrhea. Dai, fatta facile. L'arena alla fine. Cioè, non è stato niente di troppo problematico. Vai, vai. Bumbo. The new owner of the channel. Ok, dai. Andiamo. Devo concentrarmi però con sta cosa. Sì, so che oggetti dà, però appunto. La conosco bene, però non mi ricordo com'era i piani, nel senso c'era un piano in cui dava un oggetto dei boss prima del Womb, però non mi ricordo qual era. Penso che non lo userò, però magari mi ritrovo là e sono messo nella merda. Possa convenirmi come cosa, no? Credo possa convenirmi. Credo, poi, boh. Niente caps lock, grazie, ricordatelo. Ho un oggetto a due cuori blu, ma... volevo sapere qui esattamente. Dimmi il piano in cui droppa un oggetto, Michelangelo. Controlla, dimmi il piano in cui droppa un oggetto. Che mi ricordo che c'era un punto in cui droppava un oggetto dei boss. Che se sono messo proprio nella cacchetta, lo uso a sto punto. Conviene. Ti prego, ok, statevi lontane, grazie. Ah, dai, che se perdiamo questa, credo che andrò a farmi. Allora, prima faccio Living on the Edge. Che mi manca. Quindi vado a giocarmi un po' The Lost. Faccio due piani con The Lost, tipo, va bene. E poi. Sono indeciso. The Keeper, volete vedere? Oppure 4 Victory Lap? Ditemi. Perché sì. Ditemi voi. Nelle Caves 1? O due. Il D1 rirolla un consumabile nella stanza, se non erro. Quindi non è niente di che. Caves, Catacomb, through the Caves. Ma Caves 1? Caves 2, un oggetto dei boss e due cuori di fede. Ok, se sono messo nella cacchetta lo uso. Fruit Cake, yay, effetti casuali, che bello. No, non è vero, anzi, non è uno degli oggetti che non mi piace proprio. Oddio. Va bene, che effetto cosa ha fatto? Che misura.
Va bene. Sì, l'ho letto, non c'è bisogno che continui a scriverlo il messaggio, l'ho letto prima già. Cioè, magari non l'ho detto ad alta voce, però l'ho letto. 4 victory lap, c'è un The Keeper, victory lap, victory lap. Andrò a fare i victory lap e lo The Keeper. Ve l'avete detto voi, ricordatevelo. Allora mi piglio Azazel però, perché a quel punto voglio proprio farmeli riscissimi. Salve Papyrus, è vero che non ti avevo notato prima. Nelle due oggetto e due cuori di fede, nelle uno solo l'oggetto. Ok, quindi va bene. Vediamo se sono messo male a fine di questo piano. Vediamo. Cosa mi dite? Loop, lap, LAP. Sì, lap, ok. Ok, corretto, sono un po' morto. Che visuro, che visuro. Ecco, io mi sono sempre solo ricordato che da Satara, un oggetto di Satara, cioè da Sheol, in Womb, due oggetti dei boss, credo che andrò a puntare sui due oggetti dei boss, e poi Cattedrale, un oggetto dell'angelo. Un oggetto, sì, un oggetto dell'angelo. La wiki lo dice. Sì, vi credo, non vi preoccupate, eh. Ho detto di andare a cercare. Se prendi Azazel, fai più sì. No, perché non posso fare seed se devo fare degli achievement. Se devo fare degli achievement, non posso fare i seed. I seed magari li farò l'ultima live in cui faccio Isaac. Perché poi iniziamo una serie live dopo che finisco di fare queste cose. Cioè, proprio una serie live differente dalle serie che sto portando. Cioè, questa è l'idea, quantomeno. Una serie che non è youtubistica. Mettiamola così. Ok, scusate. Alzate le mani per Rango Azazel. Va bene, Rango Azazel dopo, fai. Se perdo Rango Azazel ci facciamo quella cosa. Dopo che ovviamente abbiamo fatto. Ricordo, se credete nel di Wubbo e volete dare un caffè alle ore, ecco il link, un caffè con la K. Ti adoro. Ai ai ai. Ah, che bel danno. Bel danno. Sono contento. Dimentichi di Nuclear. Sì, hai ragione, l'ho trovata la cosa peggiore. Questo è molto peggiore. Melting mi sfinisce, però posso chiudere il gioco. Questo no. Questo no. Ma intanto, peggio di come è andata le altre volte non può andare. Su via, devo pensarla in questo modo, magari ce la faccio. Sì. Però quello del bestiario credo che ce l'abbiamo sbloccato tutti di base, perché l'abbiamo avuto per sbaglio con il bug iniziale, che sarebbe Sin Collector, quindi credo comunque che sia così. Però non ne so neanche quello troppo sicuro. Yamert! Uso Pandora Box e andiamo di Yamert, perché è buono. Sì. Azazel sempre, Simone. Sempre Azazel. Yamert e uso Pandora Box oppure no? Sono indeciso. Sono assolutamente indeciso. Sì, vediamo che mi dite di bello. Quando c'erano le mod con i Gaster Blast e le run. E le run si vincevano subito. Eh sì. Quindi volete, sì, lo devo fare. Aspetta, che devo ritornare alla stanza, ovvio. Ok, dai. Magari questa è quella buona, magari. Però devo ritrovarla la stanza adesso, che palle. Dove cavolo è la stanza? Dai, intanto prendiamo questo oggetto che è Torfoto, che tira special speed up. Va bene, non è male. The Nail, cheat. Usa Pandora's Box, l'ho usata. Adesso andiamo a prenderci da Yammert, quantomeno. Ma dire su Isaac cosa potrebbe andare peggio? Una volta l'ho detto, Sonic Technology 2.0. Va bene, vai di Yammert. Ok, sì, va di Yammert, che uso adesso. Più che altro perché ho una batteria in giro, quindi va bene. Il negozio lo vorrei andare a trovare, ma magari proviamo a fare i boss. Non lo so, giriamo intanto se lo trovo bene, se no nulla. Che bello Curse of the Lost, senti peggio di tutti i ciechi del mondo messi assieme. Sì. No, ma più che altro, ok, Curse of the Lost non è un problema finché è solo Curse of the Lost. Poi c'è anche la Curse of the Maids.
quindi è brutta come storia quando c'è anche la Course de Maze, perché come vedete io non sto più capendo dove sto andando. Tra me e Pandora's Box io direi la Bibbia satanica. Sì, hai ragione, vince la Bibbia satanica. Addio, quanto sono raffreddato. Ma mia nipote crede nel cuore delle carte. Sì, questo è proprio casuale. Allora, voi siete pin più coso, va bene. Prova a ricaricare la pagina perché mi stai preoccupando. Curse of the Lost, Andrea Procelli approved. Appunto. Ok, Calo, devi ricaricare la pagina. Devi ricaricare la pagina. Perché il messaggio lo vediamo, quindi c'è connessione, però boh, non so, non ti fa vedere. Ok, ho letto il al massimo. Perché non ho voluto fare le robe fanmade di Undertale, visto che erano, non lo so, roba particolare, cioè nel senso non è canonica. Mi sono voluto tenere sul canonico, sennò ancora eravamo a giocare ad Undertale, molto probabilmente. E devo dargli una fine. Già dovrò farci una serie quando uscirà finalmente la traduzione in italiano, per così do una buona conclusione. Perché secondo me è trattata malissimo quella serie, cioè Undertale l'ho trattato male, visto che ho tradotto male proprio in tempo reale, quindi voglio dargli un pochettino più di coerenza, non di coerenza, di, cioè renderlo più bello, quando sarà in italiano lo farò. Oppure, però non volevo fare altra roba, non lo so, ho perso un po' il filo del discorso. Dai che è la partita buona questa, dai che forse è la partita buona, dai che ci siamo. Siamo quasi 60? Bene, grazie. Grazie a tutti per essere qui. Sono contento. La volta scorsa abbiamo fatto tipo solo massimo 50. Quindi sono molto contento che oggi invece siamo in di più. Che bello. Che bello, cioè più che bello proprio il setup che ho, perché è un setup in confronto a quelli che mi sono capitati, tranne l'ultimo con Hypecack, decente. Cosa mi dite? Lo so. Porno foto di cosa? Ma che cosa state a dire? La torta di frutta è qualcosa che odio, comunque. Vai. Ok. Andiamo così, continuiamo. Io mi forte forti, di farti vincere. Non sei Bumbo, quindi non ti puoi rifiutare te. Si può rifiutare Bumbo, visto che tutti sappiamo come sono andate le partite quando avevo Bumbo. Yay. Caffè così volante. Caffè alla cioccolata. Volevo dire caffè, ma che cosa? Placebo. Non l'ho capito. Il placebo non l'ho capito veramente. Sto facendo un tarda con Azazel. Non puoi fare un tarda con Azazel. Pregate per la mia vittoria. Se no sarebbe bello. Dai che è la partita buona. Persi tutti i cuori nel piano dopo e morì. Però rinasco, quindi va bene. Rinasco come Blue Baby. Yeah, riesco come Blue Baby. Bella vittoria. No, se non citto. Non citto. Non la citto. C'è il modo per farlo. Perché esiste il programmino, però non lo faccio. Alla fine. Tears buone da 900, il modo di curarsi e poi esce da de voi. E poi esce The Void da Mega Satana e non prendi il trofeo. Muoio, una cosa del genere mi triggerà male, mi triggerà male. Ah, una partita in hard, ok, scusami. Sono diventato più piccolo. Cosa sei te? The Magician. Dammi questo, Deep Pocket, posso portare più roba, grazie. Te sei Starter Deck. Ok, carte, mi va bene, c'ho Spades, The Magician. Mi serve una bomba. Mi dai la giocata, volevo dire caffè, sì, ho capito. Però finora abbiamo detto solo di Curse of the Lost, più Curse of the Maze. Ma che succederebbe se ci trovi pure Curse Dai o Telepies? Ma vabbè, guarda, sono il problema minore in questo momento quelle cose, eh. Cioè, perché le Telepies mi sono già capitate. Alla fin fine giro per il piano e prego. Curse Dai! Mi rifiuterei di continuare la partita, molto probabilmente, perché la perderei. Cioè, sarebbe uno spreco della mia forza vitale, non della mia pazienza, perché sarebbe roba brutta.
Sì, nel Void ero perché ero incazzato a morte. Poi mi sono ripreso bene e mi sono detto no, non, no. Cioè, poi col senno di poi mi sono detto no, ci sto calmo e la faccio normale perché ero estremamente incazzato visto quello che era successo. Come si può dire? Ogni tanto mi partono gli sfoghi, giustamente. Può succedere dopo quello che è successo. Cure Day è una curse, no? Cure Day? Non ho capito. Curse Day. What? Vabbè, non ho capito. A me piace Curse Day. C'è chi piace, lo so. A me no. Fatto è quello. Cioè, io Curse Day non lo so giocare, quindi fine. Dopo 2 ore, ma l'ho vinta. Curse Day è Soilmic. Madonna, sei un campione. Come fa? Beh, ho fatto. Sono ancora in teoria in prova. Ho preso delle persone che ho notato che erano presenti comunque alle live. Gli ho chiesto come se, cioè, ho preso delle persone che erano presenti alle live. Ho messo admin e sono in prova ancora. Però credo che questa live poi decido se tenere. Chi tenere, se tenere, roba del genere. Però non è un problema vostro. Devo ancora. Come si può dire? Devo parlare con loro alla fine. Andiamo qui sopra. Brimstone. In questa partita credo Brimstone. Epic Fetus. Allora, dipende dove li trovo. Se tipo trovassi Epic Fetus verso Mega Satana e Evil Fetus. Però devo aver battuto Satana per dire. Se no, non si pone la scelta. Ok, dammi che torniamo indietro adesso a sistemare un po' di cosa. Salve Gabriele. Salve. Scusami, in realtà ho chiuso gli occhi e ho indicato tizi a caso, va bene. Masochisti senza offesa. Per la storia di Curse Day, molto probabile. Il masochismo a quanto pare è presente nell'universo. Dai, che ho 5 bombe adesso, quindi posso fare un po' di cosine. In realtà ho chiuso gli occhi. Ok, sì, posso prendermi l'oggetto qui. Vai. Che è? Scorpio. Poison Tears. Tutte le mie lacrime avvelenano i nemici, quindi non è malissimo, dai. Poi questo. Così aumento. Vai, posso dare il patto con Satana. Sono al 100% di già, quindi non è un problema. Oggetto scontato. Va bene. Andiamo. Placebo. Sei inutile. Capisco perché eri scontato. Gettato the jailfree card, Schwartz me la tengo molto probabilmente. Show Spades la uso. No, non ho ancora finito la challenge per Vrick. Purtroppo. No, mi tengo. No. Mi tengo questa, dai, via. Può essermi utile. Cioè, non per Mega Satana, lo sappiamo tutti, ma può essermi utile. Hai perso, sono morti. Sì, sono morti. Ho perso, sono morti, purtroppo. Non è stata finora una live proficua, ammetto. Ma dai, su via. L'importante è crederci, no? L'importante è crederci e non prendere un danno a cuori rossi in questo momento. Anche se quella cosa, ho avuto sinceramente un moto d'odio verso quella cosa. Dammi i Priestess. No, sono la mamma. Non la posso usare. Cioè sì, la posso usare contro il primo boss, però poi non ritrovo più la Get Out of the Jailfree Card, quindi va bene. No, non la uso intanto comunque anche se me lo dite. No, speravo più cosa. C'ho Diamond, saresti stato bello prima. Chaos Card ti invochiamo. Beh, fatemela invocare. Free card quanto costa? Get out of the jail free card. La devo dire bene, non devo dire troppe cazzate. Rido. Perché ridi? Sì, Yamert è il mio unico amico, letteralmente. Yamert è proprio amico per la pelle. Facciamo così, almeno recupero. Io amiciccio. Inutile, proprio abbraccioni per Yamert. Non mi separerò mai da Yamert. A meno che non trovo roba tipo più forte, però va bene. C'è poca roba in questo momento che può salvarmi il culo come Yamert. Ah, quantomeno non è quello che evoca le bombe stronze. Il Little Horn, con il Little Horn con le bombe stronze. Muori. Grazie.
Pensavo fosse Bumbo, perché pensavi fosse Bumbo? Non ho capito. Va bene, lasciamo stare. Kaskar più Blankard, venite a noi. Ma non sarebbe neanche troppo utile in questo momento il fatto. Beh, sì, posso shottarmi Mega Satana, però poi cos'altro posso fare? Un HP up, va bene. Un HP up. Andiamo, magari. Cosa c'è qui dentro? No, non ne vale la pena. Non lo so. Sto ragionando perché ottenessi un centesimo. Potrei fare un po' di roba e vado ad accendermi la luce perché ormai è sceso il buio. No, non ho giocato a Ten Soul. Cioè, non, è difficile, però non, cioè, non ce l'ho molto semplicemente, quindi non posso giocare. The Sun. Ok. Ok. Va bene, Chuerta de San sei mio. Chuerta de San ti teniamo. Hai detto che non dovevi prendere danni quello. Sì, e subito dopo vai su Creep. Ma neanche, è apparso. No, in questa live soltanto questi, Kenji. Soltanto questo. Nelle prossime, magari. Lardo, vieni a noi che Leone è povero di cuori. Sì, con Yamert funzionerebbe. Poi ho trovato de San anche, quindi. Sono tranquillo se trovassi il tipo Lardo. Ok, torniamo indietro. Usiamo Acio Diamonds. Andiamo nel negozio. Prendiamo l'ultimo oggetto che possiamo prendere. E poi andiamo. Va bene, dai, decisa. Il problema è trovare fare il giro. Perché nessuno sta scrivendo più caffè? Non lo so. Perché siamo tornati in modalità non ignoranza, credo. Yamert oggetto partita. Sì, abbastanza. Quindi caffè, arriva il caffè, giusto? No, non ne vale la pena. Oh, ok, salve. Eccoti. Acio Diamonds. E su Acio Hearts. Che va bene. Su via. Abbiamo una buona possibilità di rimanere in vita adesso. Dobbiamo non sprecarla. Più o meno. Ricordo, se credete in Yamert e volete donare un caffè Leon. Va bene. Sì, però con Lardo saresti lento. Saresti lento. Perché Michelangelo stai levando i commenti di Katia? Oddio. Ah! Devo farlo. Ok. Sì, ma almeno avrei vita. Molto probabilmente punterei a quel punto su vita. Sì, abbastanza sicuro. Non capisco perché. Ah, perché aveva messo Caps Lock? Ok, non l'avevo guardato. Fanny Pack filled with goodies. Va bene, grazie. Cos'era questo? The Magician. Va bene, ricordavo che era roba inutile. Bumbar Caffè è tipo il figlio di Bumbo. Tipo il figlio di Bumbo. Yamert. No, ovviamente è tipo il figlio. Ho letto mai Bumbo Caffè, Yamert al caffè, lo stesso. Cosa? Non ho capito. Perché la mia chat deraglia sempre a un certo punto? Givati Bumbo, così a caso. Perché dovrei givarmi la roba? In questo momento. Ma tutto tranquillamente. Cioè, potrebbe andare peggio. Il Pocket Caffè. No. Io per sicurezza c'ho un Ferrero Rocher comunque qui. Giusto per dire. Viene fame durante la live, visto che se rimaniamo fino alle 8. Poi boh, non lo so. In questo momento sono molto decerebrato. Molto decerebrato. Ho perso un po' di capacità di pensiero. Ok, se è quella che spara tanto. Cioè quella che non spara tanto, che fa cadere il piede tanto, scusatemi. È morta la mia capacità di pensare per un poco. Più di quanto sia già morta. Tanto adesso mi dai solo il negativo. Io io non posso prendermi nulla di quello che offrirà il patto con Satana. Che bello, quindi lo rifiuterò se c'è. Vai. Dai, muori. Senza prendere danno. Senza farmi prendere danno, grazie. Perfetto. Patto con Satana entro ed esco. Perché ci potrebbe essere Krampus. Quindi non c'è Krampus. Esco ora. Rifiuto perché ho Yamert. E andiamo. Fanny
Facciamo un elenco di cose che servirebbero: The Body, Lardo, The Wafer, Infamy, Guppy, Lich, Charmed, The Vampire. E chi più ne ha più ne metta. Andiamo a caffeare. La chat deraglia, l'asino raglia. Il treno in Messico deraglia contro un muro. Mi è venuto a fare la pubblicità a Ferrero. No, Ferrero non mi paga. Ferrero non mi paga. Non vi preoccupate. Facciamo pubblicità ai dolci che mi piacciono. No, non è vero in realtà. Era così per dire. Perché ho evocato Mosche? Non l'ho capito. Però va bene. Oddio, non so come avessi fatto a non prendere danno già prima, quindi va benissimo come cosa. Bella run, eh? Aspetta che ti capita il void. Non ricordatelo, maledizione. Non chiamatelo, anzi, più che non ricordatelo. Mummo Ninja, questa ancora la battuta di prima, va bene. Mamma non ha sparato un solo colpo. Uè, wow. Sì, beh, normale, alla fine era quella che in teoria doveva sparare di meno. Cioè, in realtà si spara di più quella lì. Boh, vabbè. Non mi faccio troppe domande in questo momento. Vorrei tanto uccidere questi nemici il più in fretta possibile, però ho trovato proprio roba fastidiosa. Ok, morto. Perfetto. Leonerò troppi caffè pill. Beh, la pillola di caffeina, trovo. La chat di questa live è molto interessante. Bimbo, yammert e caffè. Sì, è vero. Ovviamente, perché le mie live finiscono sempre con far impazzire la chat. Forse perché io esco più o meno di testa, visto che sto facendo questo. Questo odio vivente che è questa challenge. Però a volte si va così. Void, non voglio andare al void comunque, ragazzi. Non me lo chiamate. In realtà mamma non spara, solo quella rossa lo fa. Sì, infatti. Solo la rossa spara. Sì. Sono abbastanza sicuro, sì, perché sto un po' così. Però lo fa raramente, in teoria. Cioè, no, ci sono volte che lo fa tanto, però ci sono volte che non lo fa. Sì, strano. Non l'avevo vista mai, eh. Cioè, lo ammetto, non l'avevo vista mai quella cosa tinta. Fra quanto Void? Pigliati il cerchio alchemico. Full Metal Alchemist, è il momento in cui facciamo citazioni a anime. Che cerchio alchemico a caso, così. In questo momento riesco a comprendere poco, se no. Su rosso scuro, proprio non ti si vede mai, amico. Void vieni a noi. Grazie, chat. Tutti a tifare per la mia sanità mentale, eh. Yammert. Ok, Yammert è stato una grande botta di culo. Non chiamatemi il Void, vi prego. Yammert è stata una grande botta di fortuna. Forse. Dai. Forse. C'ho un oggetto di Guppy. Può andare bene. Temperance ti faccio esplodere. Non puoi droppare nulla intanto. Per chi lavori? A caso. Non lavoro per nessuno. Sono uno studente. Quindi lavoro per me stesso. Se intendi lo studio come lavoro. E lo studio non è un lavoro. Giusto per dire. Mira e Nikki, ciao, Attack on Titan, Attack on Titan, on Mexican, ma cosa? Vabbè, ragazzi, io ci rinuncio a comprendervi a volte. Salve te. Questa stanza l'ho affrontata malissimo io, però quantomeno posso curarmi poi. Yammert, non avrei mai potuto dire che ti ho trovato veramente un oggetto ottimo. Ti giuro, non credevo. Non posso credere alle mie parole. Void, no? Aspettate. Alza, basta. Cioè, abbassati spina, va bene. Void, non mangio sushi, mi piacciono Fendi e Gucci. Cosa? La decenza della chat è morta quando ho detto bubbo. Ma cosa? Ma come? Ma perché? Perché ancora vi leggo a volte, ve lo chiedo. Perché siamo in live e mi piace leggervi. Però, va bene. Yuki! No, dai, no. Non fatemi ricordare Mirai Nikki, che è la. Bello, mi è piaciuto, comprendetelo il fatto. L'inizio magari un po' lento, però poi mi è piaciuto. Però cavolo, Yuki! No, non solo io che faccio video per Ready Pixel. Oh, Joker. Il mio cane sta abbaiando. Vediamo cosa c'è. Krampus, perfetto. Dio, ho detto perfetto a Krampus, qua. Ok, sto cominciando a impazzire. Non farlo a girella e sarò contento. Non farlo a girella e sarò contento. L'hai fatto a girella anche quello stronzo per giunta? Bastardo. Non darmi oggetto attivo. Sì, Lamp of Coal, perfetto.
Perfetto, bravo. C'è un motivo per cui l'ho usato, perché io voglio te, Choerz de San. Il mio cane sta abbaiando e non abbaiando, sta abbaiando, si sta abbaiando il mio cane. Sta abbaiando e non capisco il perché. Evoco ranni quando provo danno? Tipo? Sì, il finale ti distrugge abbastanza. Se vuoi però vedere la parte felice, come finisce davvero, guardati Loav e ci ritorni come per dire contento. Perché Loav poi sistema le cose del finale, tipo no! Ok. L'ho spiegato male, sì, l'ho spiegato male, ma va bene. Battevi Delirium, cosa sarebbe successo poi? Quale scorsa run? Ballavo molto probabilmente, perché battendo Delirium vinco la run. Comunque, l'ho cercato poi, cioè l'avrei vinta. Sai come si mette le live e il counter nelle live? No, lo vedi? No. Oh, salve Chiori! No, sono ancora in Ultra Hard. Mon salve, quarto moderatore, che è il primo alla fine a cui ho chiesto. È un bastardino, non ha razzo. Quindi, ok. Attacco Messica is the new Let's Build a Wall. Perché? Perché? No, stai facendo citazione a Trump, lo capita adesso soltanto. Sono un coglione. Sono un deficiente. Sono un assoluto deficiente. Caffè, va bene. Sigla di Death Note. Quale? Quella che parte con boh, oppure l'altra. Anche se è bruttissimo dire boh. Non vogliamo il Void. Non lo vogliamo per Leone. Grazie. Qualcuno che mi vuole bene, a quanto pare, in chat oggi. Una persona, almeno c'è. Vai. Però sta andando. Cioè, oggettivamente parlando, le stanze le sto facendo in modo molto più tranquillo del normale. Sono quasi sorpreso di questa cosa. Quasi. Ok, perfetto, è andata. Leone, fai la reaction all'attacco Lyrics 101, 201, 301, 401, 501. No, non faccio reaction. Quindi. Non è il genere di canale per le reaction. Anche perché non sarei oggettivamente bravo a farle, visto che non avrei reazioni molto carine. Cioè, sarei tipo, ah, bene. Ok. Tipo, oh, così. Niente di più, perché non sono una persona che sa fare molte cose. Cioè, che sa fare reaction. Letteralmente. Sono una persona che si tiene molto per sé alcune cose. Tipo quando guarda qualcosa di solito, eh. Non comprendete male, sapete bene come sono fatto, quindi più o meno se mi conoscete da un tempo recente sapete come prendo tipo le cose sui videogiochi o roba del genere, però quando si tratta di reaction, soprattutto per quanto riguarda video, ho problemi a esprimermi, perché sono un deficiente, perché sono deficiente. Dessera, capi up. Sono per la prima volta contento di avere un setup con così tanta vita. Veramente. Perché di solito la spendo tutta e vado a cuori di fede, quindi sono molto contento di avere questo setup a vita rossa. Dai, che forse ce la possiamo fare. Dai, che se mi levo la Ultra Hard, poi potrei quasi pensare di chiudere già le live di Isaac e iniziare una nuova serie in live. Salve a Enderfair, ma ti eri già iscritto. Vabbè. Benvenuto. Ribenvenuto. Posso dire. Questo è nient'altro, purtroppo. Adesso non sbagliamo e andiamo a. Andiamo giù. Volevi che ci andavo, l'ha detto. Scusate la citazione. Ti sarebbe piaciuto, ma maledetto. Una volta vi freghi. Una volta. Vai, si scende. Like più ame per salvare la vita a Leone. Una volta me la fai sta cosa. Una volta. Poi mi metto agli angoli. Salve a. Vai, ti eri già iscritto. A Katia. Salve. Welcome. Di dove sei? Sono sardo. Sono sardo. Ya merda. Oddio, salve a Galasaur, benvenuto. Lo sappiamo come si è fatto nel 70% acqua e il restante organi e varie ossa. Beh, non posso negare questa cosa in un certo senso. Non posso assolutamente negare. Dai. Fatemi trovare velocemente. Satana. Possibilmente. Fatemi
Fatemelo battere. Poi Mega Satana si prega Joker anche qui. Ma non li compro, cioè non li prendo io gli oggetti del patto con Satana, purtroppo. Cioè, ho deciso oramai. Perché non voglio rischiare. A sto punto prego semplicemente di farcela con pura abilità ignorando la chat. Non è detto che ce la faccia contro Mega Satana, infatti, però me la tenterò. Fatto, quello, fine. Leggo fra poco la chat, comunque anche questo è un boss impegnativo. Più che altro perché evoca tanto. Quindi mi dà fastidio con un setup del genere. Ok. 7% lode a Bumbo. Segrete la fortuna di Leone e vuoi dargli un caffè? Ecco il link. Oramai. Però mi piace se è entrato nell'ottica di cambiare ogni cosa, il coso del link. Mi piace. Mi piace che sia entrato nell'ottica. Ok. Salve a Samu Boss. Mi ricordo ci fosse già l'iscrizione, ma la gente qua piace trollarmi oramai con le iscrizioni, quindi va bene. Non è caso, grazie. Non è caso, grazie. Non posso dire altro. Ok, morto. Perfetto. Te sei una bomba. Ah, comunque, ricordo che se casomai morissimo. Ciao Clash. Se casomai morissimo, abbiamo comunque una vita come Blue Baby, eh. E poi Guppy Scholar. Quindi sarà divertente. Sarà proprio live divertente. Non spammare però, perché sennò mi fai pentire che sono stato gentile stavolta. E potrei cominciare a dire che bisogna eliminare i messaggi. A te l'ha capito che fai parte del mio sistema d'amministrazione. E quindi non ti fa vedere in chat. Gli altri sì, mi dispiace. Ah, ti sei iscritto al tablet, ok. Leone, hai fatto 50% di ignoranza, 25 di bravura nel gioco e 25 di Gappi. Più, no, ti stai dimenticando il 50% di sculo enorme. Cioè, veramente. Alcune partite erano più culo che anima. Un salve. Benvenuto. Ma questa stanza è il male? Più o meno? Salve a chi si è iscritto. Oddio, come non ho preso danno lì, non lo so neanche io. Va bene. Io sto facendo con 5 cuori rossi, un cuore nero e 4 cuori blu. Però questa è l'ultra hard, Alex. Non so chi si è iscritto, andiamo a vederlo. Vittorio Abregu, benvenuto. Grazie per esserti iscritto. Vinci per noi, volentieri, guarda. Davvero. Ma per tutti vinco in questo momento, per tutti. Leone è composto da 1001% pazzia e 0% normalità. Grazie per esserti iscritto, sono contento. Spero che ti piacerà rimanere con noi e guardare le partite di Isaac, comunque una volta al giorno, cioè una partita al giorno di Isaac minimo. Se mi prende male posso fare anche di più, ma di solito non ne vedrai di più perché la connessione non regge. La live ogni domenica alle 4, per minimo le 6, però in questo periodo le sto facendo fino alle 8 perché è bello soffrire. Cioè, ve lo soffio perché impazzisco verso la fine e comincio a uscire di testa, però. E non le reggo ancora. Però va bene. Grazie. Grazie. Grazie mille. Quindi non posso fare altro che ringraziare. Ok. Non so come non sto prendendo danni in alcune stanze, veramente. Non lo sto capendo. Però va bene così. Si vede che non mi vedi nelle altre live. In che senso? Non. Aspetta. Wait a second. Hai fatto di sculo, boom, ignoranza, sardacine, Judas e bellezza. Perché? Così casualissima come cosa, vai. Raga, bisogna triggerare di nuovo la chat. Voi avete un po' di problemi comunque. Sapete a voler triggerare male la roba della chat. Anche perché non è così tanto difficile poi. Ok, siamo arrivati da Satana. Metà vita. Sono preoccupato. Credo che userò Schwartz. Fammi vedere cosa c'è qua dentro. Il D4. Non mi rirolla gli oggetti. Forse rirolla gli oggetti. Forse il D4. Te sei. Cricket set! Cricket set! Sì! Schwartz, vai. Cricket set! Arrivata. Adesso devo giocare bene, fine. Non c'è molto da dire.
Silenzio assoluto, mi concentro, mi dispiace. Mi dispiace a tutti quelli che vorrebbero dirmi qualcosa. Ora, muori. Vai, vai, vai. Ok. Ok. Ok, ci siamo arrivati. Ci siamo finalmente arrivati nella Dark Room. Vai così. Ok. Joker di nuovo, va bene. Devo temermelo, mi sa. Eh sì, devo temermelo per Blue Baby. Degli Hierofante inutile. Ok, dai. Dai, Alkitz. Percano, va bene. Wheel of Fortune. E adesso vediamo un po' che mi dai di bello. Ok. Allora, ragazzi, un grandissimo piacere. Dopo che appare la chest di Mega Satana, dove spawna il Void? Da che lato? Questa è un'altra The Sun. Ok. Ok. Dai, che forse è la volta buona. Dai, che forse una gioia me la dà sto gioco. Nata Wheel of Fortune, grazie. Dai che... No, Spider-Bot, cosa? Va bene. Sì, no, me la dà anche se lo faccio consumare completamente, Kate e Frump. Ok, dai. Una nave di leone composta 25% caffè, 20% culo, 5% rabbia. Cosa mi hai dato qua? Shoot the whoop. Non sei purtroppo. Vabbè, sei meglio del resto. Quindi magari ti prendo, dai. Ragazzi, vi ignorerò completamente. Spawn a sinistra dello schiccio. Ok, quindi sto a destra. Vi ignorerò completamente, ma ho da fare. Ah, sarà dura. Dai. Dai. Perché se lo chiede non mi sono dimenticato il Shub the Whoop, ragazzi. Lo sto tenendo però per un altro momento della battaglia, per quando arriviamo alla fine. Cioè, nel senso che quando arriviamo alla seconda fase,
o al limite agli altri boss. Dai. Ok, angeli. Muori, vai, ok, rimani su te. Ok, cazzo! Dai che manca poco! Dai che ce la posso fare! Su. Allora, questo, prima di tutto. Ok. Poco spazio. Vai, vai, muori. Muori, merda. Morto. Dai, dai, dai. Fatte!